Moltissimi. Più migliori amici. Sì. Sono convinto che, cioè, con gli anni me ne sono anche reso conto. Innanzitutto c'è un feeling tra persone che credo, malgrado il distacco, il passare del tempo, non cambia un certo tipo di intesa. Ci sono figure nella mia vita che posso sentire una volta all'anno, vedere una volta ogni 3 anni, e quando ci vediamo c'è sempre lo stesso feeling di quando avevamo 15 anni, pur vivendo, come dire, vite separate, forse neanche parallele. Sai, l'amico molto spesso è il bastone, il confidente che trovi quando comunque ti sembra di subire delle sconfitte. Una città come Milano, le amicizie, le relazioni nascono molto nel posto di lavoro e per motivi che sono legati comunque ad attività lavorative, perché fondamentalmente credo che l'amicizia, quella che possiamo provare noi come esseri umani diciamo, con tutti i nodi che abbiamo ancora da sciogliere prima di elevarsi a sentire delle sensazioni e sentimenti super puri, sono rapporti che sono dettati dal bisogno, dall'esigenza, dallo scambio di qualcosa. Ognuno ha bisogno degli altri e molto spesso l'amicizia è qualcosa, come dire, che è funzionale. Non lo dico in senso negativo, come fosse un'eccezione negativa, ma credo che gli scambi di interessi, che sono una cosa così cruda, poi diventano comunque anche motivi di relazione. Patto silenzioso di reciprocità tra individui che stanno bene insieme e hanno voglia di condividere un percorso o di essersi utili l'uno per l'altro. Essere stato una buona spalla per tanti miei amici, come molto spesso mi è capitato più volte di andare a cercare una spalla, un sostegno da altre persone, cioè. Ma sai, io credo che i nemici molto spesso sono delle amicizie mancate. Parlare di queste cose non è come leggere il Bacio Perugina, no? Credo che quando parli di relazioni e sentimenti, il primo passo è conoscere un po' se stessi, e dentro se stessi c'è il tuo miglior amico e il tuo miglior nemico. Il tuo miglior amico è la parte di te che ti parla in maniera, come dire, logica, e il tuo miglior nemico è quello che ti racconta un casino di cazzate e alimenta un pochettino la parte illusoria, la parte che è legata alle aspettative, la parte infantile che vuole che il mondo sia fatto in un certo modo, per cui anche gli altri devono essere come tu, per il